Che cerca di recuperare consensi nel suo elettorato e vediamo pezzi del suo partito latitanti e accusati di legami o condannati per legami con la mafia. Ecco, secondo te che cosa emerge da questa intervista e dalla vicenda, diciamo, la vicenda dell'Ute, la vicenda Scajola Matacena, da che cosa sono unite? Cioè, c'è una strategia di fuga in Libano, c'è un piano preparato per tempo, c'è un intero pezzo del partito e della politica che ci ha accompagnato finora che ormai può soltanto, come dire, darsi alla macchia, cioè è un passaggio epocale questo secondo È te? probabile che ci fosse una strategia di fuga in Libano, anche perché, per chi ricorda ancora il processo dell'Utri, la testimonianza di Matacena era una testimonianza molto precisa di scarico, su cui la difesa dell'Utri contava molto. Poi i magistrati non gli hanno dato importanza, in parte non ci hanno Cioè creduto. A Matacena si era me speso in difesa di si era Dell'Utri. speso per dell'Utri per cercare di confutare uno degli accusatori di dell'Utri. L'altra cosa che a me ha molto colpito è una dichiarazione di Berlusconi a Telelombardia. Berlusconi a Telelombardia un paio di giorni fa dice: non capisco come, credo che sia testuale, come lo ripeto, come possa essere arrestato un ex ministro dell'interno solo perché ha cercato di trasferire un amico che era già latitante. Secondo me è una dichiarazione importante, perché al di là del fatto, si vedrà il processo, se è colpevole o meno, diciamo, come lascia trasparire, a mio avviso, un'idea di Berlusconi della giustizia, come ci sia, per un ex ministro degli interni, secondo lui ci dovrebbe essere una giustizia diversa rispetto a quella per me e PG Battista, che non lo siamo stati. Cioè, se io e PG Battista cerchiamo di trasferire un amico latitante da un paese all'altro, ci arrestano e ci condannano. E questo è importante riflettere su questa prospettiva che ha Berlusconi, che è una prospettiva che mi ricorda molto la giustizia per i pari, i conti e i baroni, diciamo. C'è una giustizia che vale per loro e una giustizia che vale per le Berlusconi persone non voleva dire normali. nulla di E tutto a ciò. me, questa è la mia interpretazione, quella frase Adesso era poi vi do testuale, la mia. però la frase era assolutamente testuale. Questi pezzi lui non li tiene più insieme. Loro che hanno avuto sicuramente una cosa, colpevoli o innocenti, tutte e due colpevoli per la giustizia, hanno avuto entrambi, perché queste sono provate per tabulas, intense frequentazioni con la criminalità organizzata. È indiscutibile che l'abbia avuta sia Matacena che sia dell'Utri, e noi sappiamo anche che la criminalità organizzata è un grande bacino di voti, un grande collettore di voti che in occasione dell'elezione è importante per portare consensi. E su questo forse dovremmo fare un ragionamento. Biancofiore, Questo era un Non condivido suo nulla di quello che ha detto.